Siamo a Milano per la giornata della ricerca dell'Istituto Nazionale dei Tumori. Abbiamo il piacere di parlare con il dottor Ugo Pastorino, direttore scientifico proprio dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Allora, dottore, come è organizzata la ricerca qui all'Istituto Nazionale dei Tumori? Ma per molti anni la ricerca in istituto è stata divisa in due grandi aree, l'area clinica e l'area sperimentale, che erano anche fisicamente separate. Negli ultimi 5 anni questo processo di integrazione si è reso sempre più importante, anche perché la rivoluzione che è avvenuta nel campo della medicina e in particolare dell'oncologia, legata alle scoperte biologiche e molecolari, ha cambiato completamente il punto di vista e l'approccio, non solo alla ricerca, ma anche alla pratica clinica. Quindi noi andiamo in una tendenziale organizzazione basata su un ricercatore unico che è in grado di coprire sia gli aspetti clinici che quelli sperimentali, fatto salvo ovviamente delle competenze specifiche. È un'organizzazione centrata sulla patologia d'organo e quindi per ogni patologia d'organo noi siamo in grado di mettere in campo tutti i protagonisti della ricerca, dalla diagnosi alla terapia, alle scoperte molecolari, alla creazione di nuovi farmaci, perché anche in questo campo l'Istituto vuole dire la sua e dare il suo contributo, creare nuovi farmaci basati sulla nostra ricerca. Noi vogliamo cambiare, perché cambiare è l'unico modo per stare al passo coi tempi. C'è una rivoluzione in atto nella medicina, noi vogliamo rivoluzionare l'Istituto e dare un contributo anche di modello organizzativo al Paese, un contributo per una nuova organizzazione degli IRCCS in cui la ricerca sia fondamentalmente legata al bisogno di modificare le prospettive di cura e quindi ad avere un ritorno il più possibile rapido sulla capacità di guarire i pazienti. C'è un'altra cosa che vorrei sottolineare: la giornata di oggi è una giornata in cui noi illustriamo in 6 diverse aree di ricerca un concetto fondamentale. Non c'è più il tumore maligno, ci sono tumori che hanno forme diverse, anche se hanno lo stesso nome per il patologo, hanno destini diversi. In particolare ci sono tumori che hanno una capacità di uccidere il malato, un'aggressività biologica altissima, e ci sono tumori che invece sono indolenti, che possono convivere con la persona senza modificare né la sua aspettativa di vita né la qualità della vita. Ora, noi dobbiamo distinguere questi, perché per poter curare meglio i tumori aggressivi e per poter magari non curare ma tenere sotto osservazione quei tumori che non richiedono un trattamento immediato. È quasi paradossale, ma la diagnosi precoce e la sorveglianza attiva sono parti di uno stesso programma. Dottore, cosa ci può dire sulle collaborazioni sia nazionali che internazionali? Ma sono un altro campo in cui noi dobbiamo sviluppare la nostra attività e fare meglio. Devo ammettere che fino ad oggi non siamo stati molto capaci, e questo non vale solo per noi, vale per anche gli altri IRCCS italiani. Noi produciamo molto bene, la nostra produzione scientifica in termini di numero di pubblicazioni di impact factor continua a salire, è salita anche nel 2014, e ci collochiamo molto bene secondo i criteri di valutazione internazionale rispetto gli altri IRCCS europei. Dobbiamo lavorare di più come paese per poter avere dei gruppi e delle cordate che siano vincenti a livello europeo.